Responsabilizzare gli studenti all'esercizio di cittadinanza attiva e presa in carico delle città e delle periferie. Questo è l'obiettivo del premio Il Rammendo delle Periferie, volto a premiare i migliori temi degli studenti romani della maturità 2014 sulla traccia tratta da un articolo di Renzo Piano. Ad analizzare gli elaborati inviati dalle scuole superiori di Roma, una giuria composta dall'attore e regista Ascanio Celestini, dagli architetti del gruppo di lavoro guidato da Renzo Piano, dallo scrittore Marco Lodoli, da Suor Paola Pompei, da Della Passerelli della Sinnos, da un esponente dei poeti d'Ertrullo e dagli attori Francesco Venditti ed Edoardo Leo. Quasi tutti quelli che ho letto, io non l'ho letto chiaramente tutti i temi che sono arrivati, c'è stata diciamo una cernia, una scelta, mi ha colpito il fatto che c'è un'idea molto scarna di cittadinanza, cioè la comunità non viene fuori a questi temi, viene fuori pochissimo, viene fuori il singolo, cioè il ragazzo, la ragazza, la persona che guarda la periferia, che vive la periferia, ma non che la vive con la comunità, ma è giusto che sia così, perché effettivamente le comunità sono andate in frantumi completamente, per cui soprattutto nelle periferie, noi vediamo il caso adesso di Tor Sapienza, che emerge una comunità nel modo peggiore possibile, insomma, cioè emerge una comunità, i cittadini si sentono tali e quindi non abitanti, perché abitanti sono anche gli stranieri richiedenti asilo, perché abitano lì, ma i cittadini, quelli col documento, di quelli che io pago le tasse, no? Il cittadino esce fuori di casa per prendere a sassate lo straniero, lì emerge la comunità in una maniera peggiore, quindi dico è normale che da questi temi non venga fuori un'idea, non dico politica, istituzionale, ma anche antropologica di comunità. Tra i ragazzi premiati nella sala Pietro da Cortona dei Musei Capitolini su oltre 120 elaborati presentati dalle scuole, Vladlena Scrob dell'Istituto di Istruzione Superiore Falcone Pertini, Luigi Di Vetta del Liceo Classico Aristofane e Cosimo Ferrigolo del Liceo Classico Dante Alighieri. Parlo delle periferie come una zona di degrado, una zona che magari non è molto lontana dalla città, quindi magari ci sono cose che non vedi nel centro città, che però noi che viviamo lì apprezziamo, come magari parlo di un albero che ho sotto casa, che è un albero molto bello, che non è il Colosseo, è un albero, però noi lo apprezziamo per quello che è. Cioè è una cosa bella della periferia. L'appuntamento è stata anche occasione per un momento di confronto tra i ragazzi, l'amministrazione e il mondo della cultura sulle problematiche sollevate dal caso Tor Sapienza. Penso che si devono organizzare molto meglio. Se non vogliono, diciamo, creare un casino nelle periferie, si devono organizzare molto meglio.